Eh sì, come sempre Vale, iniziamo subito con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. C'è una showgirl grandissima che compie il compleanno in questo mese. Assolutamente sì, parliamo della bellissima, talentuosissima Michelle Hunziker, quindi la showgirl svizzera e italiana che insomma ha fatto innamorare tantissimi, tantissimi di noi. Bentornati a tutti cari telespettatori, bentornati all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'acquario, nel mese di gennaio nasce una grande cantante, attrice e conduttrice televisiva bellissima del Canton Ticino. Nel 1977 nasceva Michelle Hunziker, figlia di Ineke Hunziker, olandese, e Rudolf Hunziker, detto Rodolfo, pittore ticinese di origini svizzero-tedesche. All'età di 17 anni, Michelle parte per Milano alla ricerca di un lavoro nel campo della moda. Dopo alcuni no da parte di agenzie di moda, come la Fashion alla Why Not, inizia una relazione con il presentatore Marco Predolin e viene selezionata alla Riccardo Gay, con la quale inizia a sfilare per firme importanti della moda, come Giorgio Armani, Rocco Barocco e La Perla. Sempre nel 1994 arriva seconda classificata al concorso di bellezza fotomodella dell'anno. Appare in TV per la prima volta nella stagione del 1994 nel programma Buona Domenica condotto da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti. Successivamente prende parte con un piccolo ruolo nel programma Mai dire gol e in un programma di Pippo Baudo numero 1. La vediamo anche a fianco a Paolo Bonolis nel programma su Rai 1 I Cervelloni. Per la fondazione del primo canale della Svizzera TV3, Hunziker si reca in Svizzera per condurre il programma Cinderella. Nel 2000 è protagonista con Alberto Tomba al film per il cinema Alex l'Ariete. Nel 2001 presenta lo show comico Zelig in onda su Italia 1 con Claudio Bisio. Nello stesso anno presenta Scherzi a parte su Canale 5, inoltre conduce Donna sotto le stelle su Canale 5 con Gerry Scotti, nonché Tacchi a spillo su Italia 1 con Claudio Lippi. Inizia una serie di apparizioni nei cinepanettoni natalizi assieme a Christian De Sica su Natale in crociera, Natale a Rio e Natale a Beverly Hills. La vediamo condurre anche il 68° Festival di Sanremo con Claudio Baglioni. E dal 16 maggio 2019 è conduttrice per Canale 5 di un nuovo show musicale All Together Now con un muro di 100 giudici capitanato da J-Ax. Il successo è tale che viene riproposto con tre nuove edizioni tra il 2020 e il 2021. È una puntata speciale soprannominata Kids a tema natalizia con protagonisti i bambini. Torna su Canale 5 con Mission Impossible, programma autocelebrativo per ripercorrere la sua carriera tra televisione e vita privata. Tra i tanti amici chiamati sul palco di Mission Impossible, vediamo anche l'ex marito Eros Ramazzotti, che lo vediamo insieme a lei in TV dopo 20 anni. Ricordiamo la bella cerimonia di matrimonio con Eros Ramazzotti il giorno 24 aprile del 1998 al Castello Orsini di Bracciano. Tra gli ospiti, pensate, c'era anche la grande Tina Turner. Da questa meravigliosa favola d'amore, tra loro due nacque Aurora. La coppia si è separata poi nel 2002, rimanendo comunque nel tempo grandi e ottimi amici. La vita privata di Michelle Hunziker la conosciamo tutti, ora comunque è felicemente nonna e la sua carriera non tramonterà mai. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Ciao da me, Silvia Pagni.